Sì, è una bacchetta cinese. Questa sarebbe la sciarpa di Harry Potter, originale, proprio gadget. Poi la giacca nera a settembre. Quindi capite la mia situazione? Fa un caldo cane qui dentro. Non ce la faccio più. Lo faccio per voi. Cioè, tra l'altro ho scelto proprio una giacca. Una giacca, no, non un mantello, proprio. Cioè, lui c'ha il mantello, no? No, ho scelto una giacca. Non mi andava, no. Vedo già i Potterhead e i Lowryhead, nuovo nome della fandom, in calore con i loro ormoni. Quindi mi sa che dovrò continuare il vlog con la camicia di mio padre, la mia giacca vecchia, la mia bacchetta cinese presa da Ollivander. Tra l'altro ho scordato la intro. Sì, dai. Facciamo spazio ai Potterhead. E oggi ne facciamo un'altra. Specto Patronum! Continuiamo. Prima di tutto state calmi, molto calmi. Non spaventatevi. Non indosserò gli occhiali per l'eternità dei video sul canale di Lauri. Sono semplicemente degli occhiali da riposo, perché praticamente io indosso lenti a contatto, quindi indosserò sempre le lenti a contatto, quindi. E praticamente non posso sempre indossare le lenti a contatto, poiché poi non potrei più usarle. E quindi faccio tipo 8 ore di lenti a contatto e poi alla fine devo mettere gli occhiali, se no mi si bruciano gli occhi. Vi giuro che sto veramente morendo, però mi piace sto look, quindi ci rimango. Ho il condizionatore che mi salva, quindi no, non preoccupatevi per me. Io sto morendo di caldo dentro e congelando fuori. Quanto elegante sta camicia. Cioè, e quanto calda, quanto calda, quanto calda. Comunque, se non mi riconoscete, perché acconciatura, capelli sempre nello stesso ordine, questa giacca eccetera, ambarabam, ciccoccò, tutto questo completo che potete acquistare nei negozi Disneyland su Harry Potter. Se non mi riconoscete, tolgo i quali, aspettate. Niente vista fra 3, 2, 1. Non vedo una minchia. Più meglio, petaloso. Ma prima di iniziare il video, vorrei invogliarvi. Che termini, signori! Vorrei invogliarvi a scrivere tutti, proprio tutti, 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 anche chi non ha un account su YouTube. Proprio voglio l'arca di Noè che si è depositata qui, la terza guerra mondiale. Scrivete tutti giù nei commenti. Hashtag Lauri risponde. Esatto. E è un po' un gioco di parole, perché dipende anche dal vostro punto di vista, no? È una parola in due. No, non si diceva così. Sono due parole. Queste sono quattro. Sono due parole in uno. Perché se ci pensate, potete dire o Lau risponde. Quindi la R e la I appartengono sia alla parola Lauri che alla parola risponde. Quindi è una figata pazzesca, assurda. E risponde scritto come poveri. Ciao poveri. Poveri. Enrico poveri. Che se guardate l'altro punto di vista, Lauri, tutto attaccato, quindi Lauri, sponde. E quindi le sponde di Lauri. Il problema è, cos'erano le sponde? No, aspetta, veramente, cosa sono le sponde? Cos'erano le sponde? Era la cosa del mare, la riva, la cosa. Siri! Cosa posso fare per te questo pomeriggio? Cosa vuol dire sponda? Il margine estremo della terra a contatto con l'acqua, le esse del mare, le esse di un fiume, di un lago. Part, la terra dal punto di vista di chi proviene dal mare. Estens, lettera, ogni paese o territorio in quanto scopo o meta di un viaggio. Vuoi che ti legga il prossimo elemento?
No, grazie. Mazza, oh. Istruita. Studiata. Io, scusate ragazzi, non sono studiata. Segnatevi questa scena perché non vedrete mai più Harry Potter a parlare con Siri. Esattamente, Lau risponde, praticamente dovete farmi delle domande di qualsiasi genere, qualsiasi tipo FIA, tutto quello che volete, film preferito, serie, l'importante è che voglio l'epidemia, la pandemia di commenti qua giù, epidemia proprio, voglio che spacchiate YouTube, hackeriate YouTube con la quantità di commenti. E comunque anche se non potete commentare perché appunto non ci avete voglia di fare l'account Google, è Google, quanto so British, potete sempre scrivermi su Instagram, mi chiamo Lauri-130, perciò quando volete scrivetemi in direct, dove volete, nei post, dove volete, everywhere, always, anche domande imbarazzanti, tutto quello che volete, cioè domande imbarazzanti no, perché vorrei fare anche un AIMAI. Non voglio aspettare come minimo 2 settimane per ricevere 3 commenti, quindi ci siamo capiti. Tante volte ti crea una crisi, dico Lau risponde o Lau risponde, cioè comunque fa lo stesso suono in effetti, però ho una tovaglia sul collo, dovrò tenerla così. Perciò in questo vlog volevo parlarvi del mio primo giorno di scuola, quindi back to school, evviva, ansia, stress, compiti. E comunque volevo avvisarvi che se vedete che per esempio non escono tanti video, oppure è da un botto che non sono su YouTube, non esce niente, non preoccupatevi, perché semplicemente soprattutto quest'anno che frequento la terza media avrò un botto da studiare, visto che appunto alla fine ho l'esame. Comunque non sono neanche un po' preoccupata, sono tranqui, scialla, visto che non esco mai, quindi ho tutto il tempo da studiare, però faccio questo, i video, perciò siamo a posto. Perciò non preoccupatevi, però veramente io cerco di fare il mio meglio, di portare più video possibili, più cose possibili, cerco di impegnarmi, addirittura mi travesto, quindi capitemi. E comunque non lo faccio per soldi, perché io non ho mai guadagnato un centesimo da YouTube, io faccio tutto per hobby, tutto per voi, per il vostro divertimento, perché ogni singolo sorriso che strappate per causa mia mi riempite di gioia. Perciò volevo raccontarvi il primo giorno di scuola, cioè niente di che. Io comunque sono sempre felice di tornare a scuola, che sì, perché io d'estate non c'ho niente da fare, a parte che vado sempre da mia nonna Assunta, mi basta una sua lasagna per consolarmi di tutto. Oltre alla scuola potrei raccontarvi la storia dei miei occhiali, storia della mia vista. Sin da piccola avevo degli occhiali rosa, assomigliavo e assomiglio ancora tuttora a Camillo Benso, conte di Cavour. Cioè, avevo degli occhiali veramente tremendi quando avevo 6-7 anni, quando ho scoperto che ogni 6 mesi mi peggiorava la vista, quindi proprio il karma, Harry Potter's karma. Tanto sto bavagliolo, tovaglino, mi sta cascando, sta diventando sempre di forme più ambigue, peggio dei miei capelli. Coi capelli sciolti, adesso non me li sto a sciogliere, se no veramente muoio. Cioè, a proposito, certe volte mi faccio tipo la coda, no? E tutti pensano che io abbia tagliato i capelli. No, ma oggi, ai tempi d'oggi, la coda non esiste, no, eh? O ce l'hai corti o ce l'hai... No, non li ho tagliati, non li taglio mai, preferisco avere un cespuglio, un rovo rotolante in testa. Vedete, no? Sono salvi. Anche se volessi non posso non indossare né le lenti a contatto né gli occhiali da... Poiché ho di vista di un occhio meno 7,50.
e dall'altro meno 7, quindi su una talpa. Una talpa. 20. Mi! Madonna santa! Una figata pazzesca! Figata! Mi! Si può fare un musical di ficco! Lenti starter pack o pack. Ad ogni modo, ho visto anche alcuni che mi chiedevano di essere salutati. Io ad ogni modo non saluto, esplicito, perché semplicemente no. Rende il video noioso, cioè se volete un saluto su Instagram, vabbè, cioè, una volta salutavo, però ormai gli iscritti sono aumentati e nessuno mi chiede di essere saltato. Il mio primo giorno di scuola, terzo anno ad Hogwarts, è andato a gonfie vele. Abbiamo imparato vari incantesimi ed Hermione, la solita sapientona, rispondeva a ogni singola domanda del prof. Gli occhiali mi danno, conferiscono potenza, non so perché. Che poi tra l'altro io non li volevo neanche rotondi, perché appunto sapevo di poter assomigliare ad Harry Potter, anche se sono una vera Potterhead, no. Però purtroppo praticamente, visto che io sono molto miope, ho dovuto farli rotondi, perché praticamente prima avevo tipo degli occhiali squadratissimi. Esatto, remembers. Che sexaggine. Non so, ditemi se preferite questi o questi, perché comunque io ci vedo, però comunque ho cambiato la gradazione. Perché praticamente più sono larghi e così quadrati, la lente è spessa. Mizzica quando è spessa. Per vederci un po' meglio di lato, visto che più è spessa la lente, più non so, vedi strano un po' così. Per avere la lente meno spessa bisogna o farli più piccoli, però assomiglierei ancora più a Camillo Benso Conti di Cavour, oppure dovrei farli rotondi. Ed eccoci qui, ci vedo male. Allora facciamoli rotondi, belli grossi, più grossi. Comunque scusatemi se il video dura poco, anche se è difficile che Lauri riesco a fare un video di meno di 10 minuti, anche se l'altra volta ci sono riuscita. Improbabile. È stato breve ma intenso. Nelle prossime 2 settimane non troverete video, perché comunque magari ci sono tante domande a Laurisponde. Devo aspettare un po' di più, darvi più tempo. Così io adesso sono in vacanza, boh. Io aspetto le vostre domande e... I believe I can fly. Ciaone! Io che sono attiva, mi sono attivata, prima ero off, adesso sono mod on. Adesso è il momento che voi siate attivi sul mio canale. Comunque grazie che abbiamo raggiunto 280 iscritti e scommetto che adesso che vado a controllare, appena ho detto che abbiamo raggiunto 280 iscritti, controllo e siamo 279. Karma. Comunque, madonna, cravatta più alternativa di così non so dove trovate. Perciò voglio che sia il primo, speriamo non ultimo, Laurisponde più epico, proprio con la K e la H, di sempre. Wingardium Leviosa! È Leviosa, non Leviosa! Quanto posso essere scemo? Agli a tutti un grande affair, qualche passa che galetta, gli indrezzato ti è back, giappa la galegna. Hello, it's me.